Ed è qui, dal dischetto, che si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, dove il calcio non è solo tecnica, ma è concentrazione, calma, freddezza, esperienza. Vediamo chi ne ha di più. Sistema la palla con cura sul dischetto. Paolo Dybala tirerà per primo. L'ha messa dentro con grande sicurezza. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Smolov è concentratissimo. 1-1. Freddissimo qui. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. Cristiano Ronaldo sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. Che nervi d'acciaio, proprio nel mezzo! Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. La mette lì, nell'angolo destro. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. João Mario tirerà il terzo rigore. Situazione di parità. 3 gol alla testa. Si fa avanti. Sarà il quarto tiratore della sua squadra. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Deve segnare per assicurare la vittoria alla sua squadra. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. Incredibile, doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. Freddissimo, non doveva sbagliare, non ha sbagliato. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. E ora si va ad oltranza. Che errore, ma come ha sbagliato? Non deve far entrare questa palla o è finita. Parato, mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Alessandro tirerà il settimo rigore. Palo! Il portiere può festeggiare. Un'esecuzione quasi impeccabile. Qui è stato davvero sfortunato. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Deve assolutamente parare questo rigore. Tutti i costi e c'è riuscito. 8 rigori, roba da perdere il conto. Ha scelto il centro della porta. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Se questo pallone non entra, la partita è finita. È rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Sarà il 9° rigore a decidere finalmente questa partita? Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta, non è riuscito a bloccare. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle.
È dentro, c'è ancora speranza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Tutti gli occhi sul capitano. Ci vuole personalità, responsabilità. Ci vuole un grande giocatore. La piazzata nell'angolino in basso a sinistra. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. I tifosi esultano per il gol che decide la gara. Una grande vittoria ottenuta grazie anche alla freddezza dal dischetto, grazie ai calci di rigore. Sono arrivati in fondo più freschi degli avversari e questo si è rivelato fondamentale nei calci di rigore.